Francesco Falco, sì. È lo chef de Il Nascondiglio. Il tuo piatto rientra in quella che è la tradizione. Certo. Quindi è una bis di crostini con fave, cicorio, pure di fave, per esaltare questa benedetta oliva termite, questa oliva dolce da tavola. È un piatto tipico nostro, barese. Abbiamo appunto una pietra di fave bianche con delle cicorielle saltate, cicorielle del campo, e appunto l'oliva termite che è il protagonista della serata. Della serata. In che maniera l'oliva esalta il tuo piatto? Perché normalmente è un piatto che tu proponi già con l'oliva o per l'occasione lo proponi con l'oliva? Per l'occasione lo propongo con l'oliva. Diciamo che in questo caso serve giusto a darmi una spinta in più al piatto, ma in sé per sé mi è relativo nella ricetta. Quale vino abbineresti al tuo piatto, visto che viene in qualche maniera corretto stasera ed esaltato dalla presenza dell'oliva dolce? Beh, io come vino abbinerei un vino di una tenuta di qui vicino, di Acquaviva, sì. Tenuta Chiaromonte. Allora, tenuta Chiaromonte, quindi entriamo nella logica del cosiddetto primitivo d'entroterra, sì, sì. Il primitivo d'entroterra, che ha note di amaro un pochettino, o perlomeno meno dolci rispetto a quello classico, sì. Che va a sposarsi con le cicorielle. Con le cicorielle. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.